Ad aggiudicarsi il trofeo di Coppa Sicilia di calcio a 5 è il Gela. La squadra biancazzurra, infatti, dopo la vittoria in semifinale per 4-1 contro il Mistral, passa contro la Sicilgrassi di Acireale per 2-0. Il primo tempo si chiude sullo 0-0. In un secondo tempo, dove si gioca poco a causa di scintille tra giocatori e anche tifosi, le reti arrivano da Caglià e Mammano, protagonista di una splendida azione corale. C'è una bella realtà a Gela che stiamo seguendo con grande attenzione, delle strutture meravigliose, quindi, come dire, sono venuto questa giornata così fresca e ho avuto il piacere di assistere a una grande gara. Questo al netto degli ultimi minuti che un po' non mi sono piaciuti. Meglio di così non si poteva fare. Abbiamo dato il massimo nel momento clou della stagione. Questa è una vittoria che rimane nei nostri cuori. È il giusto premio per un gruppo che da una vita si giochiamo, ci conosciamo. E quindi è il giusto merito per questo gruppo. La semplice vettura del campionato non ripagava per quello che abbiamo dato. Questa invece è la ciliegina. Essere campioni siciliani nel nostro piccolo è un grande risultato. C'è stato un momento in questa stagione, una partita, una vittoria, anche un allenamento che le ha fatto capire che questo era possibile? L'ho capito dal momento. Tanta soddisfazione per Gela, protagonista di un evento importante atteso da mesi e che ha regalato emozioni immense, a cui è stato presente anche il presidente dell'LNL di Sicilia, Sandro Morgana. Dopo la partita, la premiazione per le due finaliste, che si sono anche concesse un corridoio d'onore a vicenda, in segno di rispetto e sportività. Per il futuro sono molto fiducioso, lavoreremo sui giovani, ma lavoreremo anche su questo splendido gruppo, lavoreremo sulle risorse gelesi. Sempre più in alto, questa è la nostra ambizione, cercare di creare qualcosa qualcosa di più bello per lo sport, perché lo sport è una fonte è un volano importantissimo per la nostra collettività. Ad inizio stagione ci si aspettava questi risultati tra Melfas, Gela di calcio 11 e Gela di calcio 5, oppure no? Erano i nostri obiettivi e devo dire che i ragazzi e tutta la squadra, tutti insieme li abbiamo raggiunti. Naturalmente tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare, c'è un lavoro, c'è impegno, c'è sacrificio e questo è stato fatto giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese. Abbiamo sudato tanto per arrivarci, abbiamo sudato tanto per vincerla, ce la meritiamo tutta ed è un giusto premio. C'è stato un momento, magari una vittoria, anche un allenamento in questa stagione che vi hanno fatto capire che i presupposti per vincere c'erano? Quest'ultima settimana. Le ultime partite che abbiamo fatto sono state tutte finali. Le abbiamo preparate bene e ogni volta che vincevamo ci convincevamo di quanto potesse essere forte questo gruppo. Oggi sapevamo che avremmo fatto una bellissima partita e così è stato.